Nasty Brian, motherfucker. Ciao ragazzi, scusate la cacata. Siete felici che stiamo a casa fino al 4 maggio? Anzi, fino al 18? Anzi, fino al 1 giugno? Oh, ma non siamo mica in un campo di concentramento. Trovatevi un hobby e giocate. State attento, poi voi non andate a scuola, siete felici? Cazzo, ve ne frega. Comunque, dopo questa intro insulsa che... lasciamo stare. Quello è davvero il bagno. Era una scenetta, comunque, non ero a cacare. Di cosa voglio parlarvi oggi? Cosa vuole questo da voi oggi? Cosa vorrò io da voi oggi? Di che cosa voglio parlarvi? In pratica, siccome mi sto annoiando, ho deciso di fare delle foto belle. Perché sì, tra le mie passioni rientra anche quella della fotografia. Se non avete un account Instagram, no, voi ce l'avete l'account Instagram, ma se non mi seguite, andate a seguirmi. Il link del mio account Instagram è in descrizione. Cioè, in realtà l'account Instagram di TFT del canale, che quindi comprende anche Rimmelgan, però in generale, che cazzo sto dicendo? Comunque, andate a seguirmi su Instagram. Vi mostro brevemente delle foto che ho fatto in queste giornate. Questo è quello da cui sono partito. Questo invece è il risultato che ho raggiunto. Ovviamente c'è molto editing dietro con Photoshop, eccetera, eccetera. Però voglio farvi vedere che partendo da una scatola e un giocattolino si può fare una foto carina. Mi ero dimenticato di registrare il pezzo di Photoshop, quindi velocemente ve lo faccio vedere. Ah, il camioncino è stato immerso prima un po' nell'acqua, perché vedete che volevo dare l'effetto pioggia nella foto. Pertanto, per evitarmi troppo lavoro in post-produzione, ho gettato dell'acqua sul camioncino giocattolo, quindi vedete che ci sono già delle gocce, ma sono reali quelle. Questa è la foto originale, vedete che ho dovuto girarla perché in realtà era un po' storta. Per non annoiarvi non vi farò vedere tutto il processo di editing, ma attiverò semplicemente gli effetti che ho aggiunto man mano nella foto. Per prima cosa ho corretto i colori, vedete che ho aumentato un po' il nero, il contrasto, ho aumentato la saturazione. Dopodiché ho aggiunto due fari finti, ovviamente con il lens flare di Photoshop, guardate che belli che sono. Una sfumatura che rende ancora più dark, diciamo così, la foto. Nel passo successivo ho aggiunto la pioggia, vedete che è tipo un disturbo in realtà, modificato in maniera obliqua in modo da far sembrare il disturbo in realtà una pioggia. Alla fine ho aggiunto una sorta di luce anche qua, però così buttata lì non mi piaceva, quindi ho detto, beh, cos'è che fa luce, un faro, no? Un lampione. Ovviamente ho aumentato un po' le texture, vedete che qua sotto ho aumentato il dettaglio del cemento in modo che sembri proprio un asfalto più che un tombino. Poi è fondamentale per regolare la luce, con lo strumento valori tonali sono andato a regolare pian piano la luce della foto. Vedete, posso renderla super scura, super bianca, vedete, così si vede tanto la scatola dietro anche se non si capisce in realtà. Bene, torniamo al video. Poi, grazie all'ausilio di mio nipote, che ovviamente non va a scuola e viene qua a rompere i coglioni, allora io lo sfrutto per le mie idee assurde e gli ho dato in mano una cosa molto sicura: un coltello gigantesco. Non è una cosa da fare. Non si fa a un bambino di 6 anni. Prima che vi scateniate nei commenti, ragazzi, questa è la foto, guardate. È lui che taglia un limone con gli occhi chiusi. Ho oscurato la faccia perché è minorenne e non posso farlo vedere. Hai capito? Hai capito? O perlomeno non voglio farlo vedere sul tubo. Sì, io insieme ai suoi genitori. Cioè, più i suoi genitori che io, in realtà. E poi, prima che nei commenti mi scriviate ma che irresponsabile, che sei uno zio irresponsabile che dà in mano questo coltellino ad un bambino di 6 anni? No, allora, fermi tutti, vi spiego come è stata fatta la foto. Perché oltre a spiegarvelo vorrei che voi in questi giorni, se avete tempo e se volete, mi mandiate delle foto che avete fatto taggandomi su Instagram. Sono curioso di vedere cosa partorisce la vostra mente. Vi spiego velocemente come ho fatto questa foto, così evitiamo che venga preso per uno che dà coltelli in mano a bambini di 6 anni. Prima di vedervi andare in giro con un coltello a tagliare limoni, ok? In pratica, come ho fatto? Semplicemente voi tagliate il limone a metà. Io devo evitare di finire il video senza... Allora, se io in questo video arrivo alla fine con tutte e due le mani, continuerò a fare stronzate, perché quello faccio. Cioè, non è che faccio altro. In pratica ho tagliato il limone a metà. Dopodiché... E non spreco un altro limone, adesso ve lo immaginate. Ho detto a mio nipote di tenere il coltello più o meno con questa inquadratura, più o meno così, vedete? Così ho fatto la foto dal davanti, così. E poi, dopo averlo bagnato un po', immerso nell'acqua, ho immerso il limone nell'acqua e ho lanciato il limone sulla lama del coltello, così. Ok?
ho usato il multiscatto, ho premuto, l'ho fatto un po' di volte perché in realtà all'inizio si vedeva la mia mano nell'inquadratura che lanciava il limone, si vedeva mio nipote che era così, che era stufo di stare lì, poverino, si può capire, si vedeva il limone che andava per terra o c'era solo un pezzo, l'altra metà non c'era nell'inquadratura, però immergendolo nell'acqua e lanciandolo sulla lama sembra che sia lui. Ma non mi dovete scrivere messaggi quando faccio i video! E io dovrei mettere in silenzioso. Quindi appunto, immergendo il limone nell'acqua e lanciandolo sulla lama, sembra che in realtà sia stato fatto lo scatto esattamente quando mio nipote ha colpito il limone. In realtà non è andata così, anche perché sarebbe da irresponsabili. E io posso sembrare, ma non lo sono. E quindi, ovviamente, poi ritoccandolo un po' su Photoshop, viene fuori una foto davvero figa. Per di più, lui è con gli occhi chiusi, anche se voi non lo vedete. Però, quando vedete la foto intera, considerando che lui stava tagliando il limone... No, questo non posso anche non dirlo. L'altra foto, invece, che vedete è sempre un limone, quello tagliato a metà, e un bicchiere. Riempite il bicchiere d'acqua, semplicemente tenevola... Faccio vedere... Non trovavo la macchina fotografica. Eccola qua. Praticamente lui stava qua col calice, lo teneva lui, io tenevo il limone, faccio vedere, tenevo la macchina fotografica sempre con lo scatto multiplo e cosa ho fatto? Sì. Lasciavo cadere il limone e scattavo, no, si è spaccato. Per punizione a cena mangerò quel limone, magari dei calamari col limone. Ovviamente tenendo la macchina fotografica col multiscatto, l'ho fatto cadere diverse volte nel bicchiere perché in realtà stavo smicciando il bicchiere e non riuscivo a prenderlo, però ce l'ho fatta. Fino a quando sono riuscito ad avere lo scatto che mi è piaciuto di più, quello con l'acqua che esce dal bicchiere, il limone che entra, figo, mi è piaciuto davvero tanto fare questa cosa. Provate, figo! Potete farlo anche col telefono perché anche il telefono ha il multiscatto e soprattutto se avete uno smartphone abbastanza nuovo, le foto vengono anche bene, non è... Provate, figo, provate. E se volete farlo, pubblicate la foto e taggatemi sul mio profilo Instagram, TFG On Demand Official, lo trovate qua sotto, mi raccomando. Poi non so cosa dire, cosa devo dire in sto video? Tra l'altro poi nei commenti ditemi se vi piace anche questo tipo di format, perché so perfettamente che sto cambiando format al canale, non sto più facendo gameplay insieme a Rinnegan, ma non giochiamo più. Nei commenti non scrivetemi che volete Minecraft, perché basta Minecraft. L'unica cosa che avrei fatto di Minecraft adesso è fare un video sulla tecnologia RTX, che devo dire mi ha colpito davvero molto. Mi piace un sacco il fatto delle luci che entrano nei vetri, cambiano colore in base al tipo di vetro, cioè figo. La grafica è davvero bella, però quello è comunque un topic basato sulla tecnologia della scheda video, non tanto sul gameplay. Quindi sì, avrei potuto farlo, il problema è che la mia scheda video non ha un RTX, però vi posso dare degli aggiornamenti riguardo a questa cosa. Probabilmente riuscirò a lavorare con Intel e sicuramente di nuovo con Razer, però in più volevo dirvi ragazzi che finalmente in teoria dal 4 maggio si potrà finalmente uscire e muoversi in tutta la regione e trovarsi magari all'esterno, al parco, sempre mantenendo le distanze di sicurezza e quant'altro. Quindi abbiamo pensato che potremmo fare il video dell'unboxing del computer, però come? In pratica vorremmo trovarci a casa di nostro amico che abita qua vicinissimo ed ha un giardino enorme fuori casa, quindi in realtà non entriamo in casa ma stiamo in giardino. Prepareremo un tavolo dove mettiamo tutte le scatole del computer nuovo che ha comprato il fratello di Rinnegan e faremo l'unboxing di tutto il computer. Staremo a un metro di distanza, anche perché Rinnegan sicuramente se può starmi a 10 metri di distanza sta a 10, però per quel video staremo a un metro con la mascherina, magari faremo il video con la mascherina, sappiate che saremo all'esterno e faremo quindi questo benedetto unboxing. Poi magari in un video successivo, perché comunque ci metteremo parecchio tempo, insomma non ci mettiamo 10 minuti, monteremo tutto il PC sempre lì all'esterno e poi faremo qualche vari test con, registriamo con OBS, qualche gioco appunto eccetera eccetera, come, per vedere come va quel nuovo computer. Anche perché bisogna dire, povero il fratello di Rinnegan è un mese che ha il computer nuovo impacchettato e non lo sta aprendo, neanche aprendo i pacchi, perché noi gli abbiamo detto devi aspettare, noi dobbiamo fare il video. Quindi vi invito, mi raccomando, a restare attivi sul canale, attivate la campanellina, attivate la campanellina, attivate la campanellina e vi iscrivete se non siete iscritti e iscrivetevi al canale di Instagram se non siete iscritti al canale di Instagram e basta, non c'è altro, non è che uso molti altri social, cioè a me social, soprattutto anche Facebook, non so, ditemi, Facebook lo voi lo usate ancora? Sto andando off topic, sto parlando di fotografia, di aggiornamenti.
Quindi, chiudendo il video, spero che le foto vi siano piaciute, che il nuovo format del canale vi piaccia, vi intrattenga soprattutto, vi faccia divertire e vi insegni anche qualcosa, tipo cambiare SSD a un portatile arrabbiandosi con le viti perché non escono dalla copertura, ma va bene. E niente, basta. E basta, perché non ho altro da dire. Giusto? Ciao a tutti e al prossimo video!